Salve a tutti signori, quest'oggi recensiamo una teglia. Eccoci qui con la review della SJ8 Pro, per veri professionisti, che è l'action camera che ho usato nell'ultimo mesetto per fare i miei video, per portare i miei contenuti di nuovo su YouTube dopo essermi venduto attrezzature più di 1000 euro perché sapevo che ne avrei persi altrettanti a tenermene in saccoccia. Quello che voglio fare è andare sulla pagina ufficiale di SJCam, che pare non aver imparato una straserie di nulla dai propri errori, e commentare tutte le specifiche e dirvi se effettivamente ho avuto un riscontro di questo oppure no. Se voi andate a vedere su internet, come avevo fatto io prima di comprarla, ci sono una marea di puttane dette da presunti recensori che l'hanno provata una settimana oppure gliel'hanno direttamente regalata. Concordo sul Gale nel dire che se ti regalano un prodotto si perde tutto quell'interesse a fare una review sincera. Anzi, cerchi di sbrigartela il più in fretta possibile, tirare quel che puoi e basta. Se invece ci metti i tuoi soldi nel tuo portafoglino, allora sì che la review sarà sincera, e sia del caso che questo sia il caso, anche se in realtà SJCam me l'ha scontata di un buon tipo 60% su Amazon, però questi sono dettagli. La pagina comincia così: SJ8, perché SJ8, o 8000 se usiamo la vecchia numerazione che abbiamo perso dalla SJ6, è l'attuale linea di SJCam. C'è la Pro, c'è la Plus, che è praticamente la stessa cosa con un sensore diverso, e poi c'è forse la, non mi ricordo neanche più, qualcosa di totalmente inutile. La prima cosa che balza all'occhio da qui è il 4K 60 fps, e piuttosto di mettere il nome del sensore, che tra l'altro è di buonissima fattura e condivide con la i4K Plus, mettono il nome del chipset dell'Ambarella 4K H22, che tra l'altro non ha senso come scelta di marketing, perché l'H2 che ha l'i4K Plus, che è appunto la sua diretta concorrente, è di fatto meglio. Poi, andando in giù, troviamo un manipolo di specifiche buttate lì, però preferisco giudicarle una a una scendendo con le bellissime foto che sanno mettere loro, veramente grandissimi. Guarda che bello, guarda che bello questo robot. 5 di Mac 4, qua c'è un video che non guarderemo. Qui si vantano del digital zoom 2x fino a 8x digital zoom. Allora, questa cosa per me non ha alcun senso logico, cioè è vero che se tieni premuto sul touchscreen in un certo punto, sempre che ti prenda, puoi fare lo zoom digitale, ma la cosa non ha senso. Voglio dire, nei video 4K vabbè, un po' di zoom lo puoi fare, però e qui lo spacciano come se fosse una tecnologia che interpola i pixel e ti fa sembrare tipo Google, che ne so, che simula le telefoto. Invece è semplicemente dello zoom su un'immagine digitale che viene allargata. Voi dovete capire che chi comincia a mettere nelle specifiche, anzi nelle feature, roba del genere, vuol dire che non ha assolutamente una scia da dire sulla propria action camera. Qua parla della profondità a cui può arrivare, in cui tra l'altro è fatta vedere così nuda, come se come la GoPro potesse andare in acqua senza lo scafandro, invece è ancora legata a un vecchio cesta cagata, scomoda, che adesso aspettate come che sia. E volendo vi danno anche lo sportellino, questo qui per il touchscreen, che mi sa che è quello che ho su. Io non l'ho provato in acqua, però dico che funzioni malissimo. Vabbè, insomma, quindi anche qui sono cagato. Poi c'è il supporto al gimbal, ed è vero, cioè è vero, e nient'altro, però non capisco bene. Poi parlano della Type-C, e questo effettivamente è una cosa utile, cioè un bene che abbiano fatto l'upgrade piuttosto dell'amico USB, ma mi sembra che scontato, ormai la Type-C gira da 3 anni sui telefoni, quindi vabbè. Poi si trasferiscono a 1/3 della velocità della mia micro SD, infatti c'è scritto anche qua arriva al massimo a 40, in realtà io ho visto un po' meno, e non ha alcun senso. Se avete una micro SD abbastanza veloce, la togliete, la mettete in computer e vi fate un piacere. Qua c'è la Dual UI Interface. A parte che sono abbastanza sicuro che questa qui nella foto sia un SJ7 Star. In pratica quello che ci stanno mostrando è il fatto che potete avere due tipi di interfaccia, che tra l'altro non sono queste, cioè non è così quell'altra. È una così, quindi con le iconozze, mentre l'altra è bruttissima, tipo vecchia, merdaccia secca. Vabbè, qua 170 gradi di visione, che sarà una balla pure questo. Beh, è il nostro effetto, guarda là. Ma nasconditi. Ecco, una cosa carina prima di passare allo schermo. Qui
sullo sportellino della USB-C c'è incisa la scritta USB-C, che è veramente secondo me un tocco di classe che c'è solo nei render, perché nella realtà non esiste. Parlando dello schermo, quello è veramente una figata, 2.33 pollici, IPS, si vede abbastanza bene, sotto il sole non si vede molto, non è come quello GoPro, però vabbè. Molto bello da usare perché c'è un sacco di spazio, peccato che la sensibilità del touchscreen, soprattutto nella parte bassa, sia abbastanza pessima, nel senso a volte dovrete premere 6-7 volte per confermare qualcosa nella parte bassa, e questo l'ho visto effettivamente riscontrato in tante altre review, però inizialmente me ne sono fregato perché basta che non faccia tocchi accidentali e in realtà non me ne frega niente. Non so perché qui non parlino dello schermino frontale, forse ne parlano sotto, ma sono già passati ad altro. Vabbè, c'è uno schermino frontale comodissimo secondo me, è uno schermino in bianco e nero che fa un sacco di contrasto, quindi quello probabilmente si vedrà molto bene alla luce del sole, dove c'è scritto il tempo del video, la batteria, in cosa state filmando, quanta memoria avete. Quello lì è una comodità pazzesca, e la i4K Plus, che è l'action camera che comprerò, sempre con un accordo con i per pagarla meno, non ce l'ha, ha solo dei LED frontali, che tra l'altro ha anche questa, quindi puoi sapere quando stai filmando, però non è la stessa cosa. Secondo me questo è molto molto comodo e probabilmente mi mancherà. In ogni caso, SJ Cam non ha in mente di dirvi che esiste. Questa è la parte divertente. Due microfoni per un suono perfetto, e fa vedere che tu puoi registrare volendo anche un concerto. Sì, come no. L'audio è quello che state sentendo, anzi, probabilmente in post-produzione cercherò di migliorarlo, e in realtà finirò col fare un pastroccio come sempre, perché l'audio che esce da questa action camera è pessimo, veramente pessimo. Non che le action camera in generale possano fare miracoli, ma vi assicuro che qui hanno sbagliato tutto, perché intanto non sono due, o se anche sono due registra comunque in mono, quindi solo dal canale sinistro. Seconda cosa, c'è un fruscio terribile che io per rimuovere dovrò comprimere in maniera assurda, ed è anche molto difficile da rimuovere perché non è un fruscio del tipo, è un fruscio del tipo, e questo rende l'audio di questa action camera qualcosa di inutilizzabile. Tra l'altro ho provato con un microfono esterno, ho fatto anche vedere la foto su Instagram, eppure non sono riuscito a filmare nulla nonostante l'abbia abilitato dalle impostazioni. Ma non è la prima volta che imposto qualcosa dalle impostazioni di questa action camera, e comunque lei fa qualcosa di diverso, quindi molte sono lì tanto per esserci. Qui parla del wifi 2.4 5 GHz, utilissimo, veloce nella risposta, non so come si cambia password, non c'è nessuna impostazione in merito, quindi chiunque adesso potrebbe entrare e vedere quello che fa questa action camera, ma vabbè, si vedrebbe solo un pessimo audio, e l'applicazione funziona bene, su questo non c'è dubbio. Parlando poi della batteria, 1200 mAh, sarà vero? Boh, fatto sta che dura abbastanza. Penso che il tempo qui, 90 minuti, 4K 60 fps, sia perfettamente rispettato. Quindi anche da questo punto di vista gli devo dare ragione. Ah, si chiamava Air, quella smarsa. Sì, quando non vuoi chiamarla, cioè Pame, la chiami Air. E qui vi fa vedere un po' tutte le specifiche, di cui per la maggiore sono state compilate solo per la SJ8 Plus. Questo è il kit di accessori che trovate dentro. Ma dovevate scegliere proprio la Air per prendere la torretta dei piedi. Di cui penso le uniche cose utili siano gli adesivi e questo qui per pulirsi gli occhiali. No, scherzo. Bene, passando ora alla mia riflessione finale. In realtà non è che come qualità video sia tanto male. Nel senso, è come nei telefoni. Dipende molto dal software più che dall'hardware. Ma questo lo sapete già. Quindi l'ottimizzazione di SJ Cam non è un granché, e se GoPro avesse lo stesso hardware, come penso abbia utilizzato, per esempio loro utilizzano i sensori Sony, farebbe molto molto meglio. Qui c'è un profilo flat che è totalmente fasullo, anche i colori di quello normale non sono tanto furbi, la gestione dell'esposizione non lo è per nulla, ma abbastanza lenta, in realtà ci arriva abbastanza lentamente, però il 4K 30 fps ha 80 mi pare come bitrate, è molto godibile e secondo me i video non vengono così male, ovviamente tolto l'audio. Certo non è al pari di Hero 6, 4K Plus, le camere che sono uscite con lei, e secondo me neanche di Hero 5, e vabbè,
ma per tanti motivi, perché per la sola qualità video, se vi gestite bene il video, in realtà, come ho detto, potete fare delle belle cose. Fra parentesi, c'è anche una mod che potete installare per aumentare di parecchio alcuni bitrate. Sapete che però chi ha fatto questa mod non ha la camera, quindi non so come abbia fatto, comunque funziona. Un problema che ho riscontrato è che lei taglia il video, e questo è in merito a impostazioni che non si caga, indipendentemente da come avete formattato la scheda, indipendentemente dalla velocità della scheda, indipendentemente dalle impostazioni che avete messo e se avete messo loop recording o meno, non gliene frega niente. Quello che fa lei è spezzare tutti i video una volta che pesano 3,97 giga, nonostante la mia micro SD sia stata formattata in exFAT, mi pare, NTF, vabbè, comunque è qualcosa che ha infinito spazio per mettere i file. E poi sì, c'è una cosa interessante, perché qui c'è scritto 4K 60 fps, no? È lo standard adesso per le action camera. Ebbene, questa action camera non lo fa, o per meglio dire, lo fa, ma l'audio è desincato rispetto al video, rendendo quindi abbastanza inutilizzabile questa modalità, in particolare per me. Io. Piano, siamo vicino ai 5 minuti di taglio, quindi comincerò a parlare proprio adesso e girerò, eccoci qua, 5 minuti, li abbiamo superati. Molto strano che li abbiamo superati e spero di essere ancora in sync. Se poi voi avete un registratore esterno non collegato all'action camera, allora non è un problema. Però di per sé lei desinca l'audio e SJ Cam sembra non fregarsene niente, perché è un problema che c'è dal primo firmware, sono stati rilasciati 4-5 firmware mi pare e non è mai stato cagato di striscio, così come quello della grandezza dei file. Non gliene frega niente, loro piuttosto fanno la nuova serie che è molto interessante, ve la faccio vedere. Eccola qua, si chiama Ion, in cui c'è appunto questa Krypton che è la top di gamma, che non è altro che un SJ8 Pro, infatti è comparsa per un secondo, l'avete visto, è comparsa senza lo schermo davanti, o almeno dalle specifiche mi sembra molto simile. Si dice Totem, Carbon, cioè camere completamente a caso che sono il copia e incolla della generazione prima, con probabilmente gli stessi firmware, tutto identico, solo che perde addirittura delle feature. Quindi sinceramente non capisco, le loro cose sono già economiche, non gli serve una serie ancora più merdosa ed economica. Va bene, io per questo video vi lascio. Come vedete qui c'è lo scatalone, perché io l'ho venduta a tipo 40 euro in più di quello che l'ho pagata, perché l'ho pagata una miseria, quindi vado a prendermi la i4K Plus. Su internet sembra meglio da ogni punto di vista ed è anche molto più seguita dalla community, quindi probabilmente migliorerò ancora la qualità video e spero che quella sia quella lì una volta per tutte, che poi andrò a utilizzare anche per filmare con il drone. Io vi lascio con questo video opinioni, non mi sento di chiamarla review, e no, forse ho chiamata review all'inizio, vabbè, facciamo che è una review, e se vediamo alla prossima.